Buongiorno dalla Polizia Ambientale. Sversamenti di amianto in strada e all'aperto, a Secondigliano, Pianura, Agnano, San Pietro e persino nel centro storico. Un gesto criminale odioso che mette a repentaglio la salute pubblica. Lungo i marciapiedi, ai lati delle strade, persino a ridosso delle scuole, la Polizia Ambientale ha individuato lastre e oggetti di amianto, quasi sempre tubi, tettoie, canne fumarie e colonne fecali rimosse dagli edifici senza precauzione e illegalmente abbandonate in luoghi pubblici. Diverse persone sono state denunciate. Il Comune sta provvedendo a rimuovere i pericolosi rifiuti per i quali, è bene ricordarlo, esistono procedure speciali di demolizione e smaltimento. A San Pietro a Patierno, gli agenti hanno scoperto e multato i dipendenti di un'azienda tessile che regolarmente, in pieno giorno, gettavano gli scarti della lavorazione nei cassonetti della spazzatura. L'appostamento è stato possibile grazie alla segnalazione puntuale di un cittadino che ha fornito tutte le indicazioni utili a scoprire l'abuso. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si buttano dalle 20 alle 22. Anche per la raccolta differenziata porta a porta, i sacchetti vanno depositati dalle 20 alle 22. Il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio possono essere gettate nelle campane colorate a qualsiasi ora. I farmaci non vanno mescolati ai rifiuti normali, ma devono essere portati negli appositi bidoni delle farmacie. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10. I commercianti che devono smaltire imballaggi cartacei sono tenuti a depositarli, ben piegati e legati, fuori al proprio negozio a orario di chiusura.